decisamente un'altra cosa che ama tantissimo, e tra l'altro mi veniva in mente insomma di parlare di te, perché solo tu ci parlerai anche tu in qualche modo di inferno, no? O di mondi sotterranei. Ma io veramente come prima cosa vi vorrei parlare dell'opera che Milena Petrarca ha mandato qui a Ischia come dono al nostro presidente Mancini, perché come vedete la passione nella musica è meravigliosa, per me la musica napoletana penso che sia la più bella del mondo, ma come vedete la passione è in tutte le cose, in chi dipinge, in chi canta, in chi scrive, se non c'è la passione non c'è niente. Sì, bisogna studiare, sono assolutamente d'accordo, studiare, senza lo studio non si va da nessuna parte, si è così, sì, si può tirare fuori qualcosa, però è dallo studio che nasce qualcosa di buono. È un bellissimo libro qua. Io ho scritto questo libro, La voce di Circe, ed è una storia, che voi mi direte perché porti proprio questo libro, perché in questo libro un pochettino anche di Ischia. Io vengo, sai, a Ischia da quando sono ragazzina, io ho tantissimi ricordi di Ischia e per me Ischia è una seconda patria. Bene. Perché vivevo con i miei genitori, perché loro avevano tanti amici, perché Ischia era veramente, è ancora qualcosa di magico. Io quando arrivo in traghetto comincio a sentire la nostalgia del fatto che me ne devo andare, quindi sto male, perché comunque lasciare quest'isola è una separazione, insomma. Io sono a casa mia, ci sto volentieri, mi piace, però penso sempre a Ischia, e l'ho inserita anche in questo mio romanzo, La voce di Circe. E... no, sicuramente insomma l'isola dei sogni, no? L'isola dell'infanzia, anche l'isola dell'immaginazione, della fantasia, è anche in qualche modo legato al tuo lavoro, che è legato ai bambini, no? E quindi in qualche modo anche il discorso che faceva il Sabetta ieri, aiutare a estrarre in qualche modo, visto che oggi parliamo di vulcani e di sofferenza, quasi di spremitura per trovare qualche cosa di sanguigno nella nostra anima, e anche nella tua missione di vita, perché insegnare è una missione. Sicuramente, anche lì c'è la passione, senza passione non si può stare una vita con i bambini, anche perché si rimane piccoli, Io tante volte mi sento una ragazzina, mi sento che non sono cresciuta sotto tanti aspetti. Ho quasi 60 anni, ma nonostante questo mi sento ancora piccola e gioco e vivo con loro, anche se poi purtroppo la scuola è diventata un'altra cosa. Lasciamo stare. Allora non guardiamo solo il significato simbolico, il resto non ci interessa, e noi. Se parliamo appunto di Ischia, ci sono secondo me due cose molto forti, molto potenti, che sono legate l'uno all'altro e che sono legate al discorso dell'essere vulcano. Il vulcano è lo spirito di questa isola, no? Le acque calde, le acque a sorgeto nel mare, le fumarole, tutte queste cose. Qualche anno fa io sono venuta a Ischia e ho fatto una passeggiata sul Monte Epomeo e ho incontrato dei ragazzi che cercavano la porta di Agartha. Io non ne avevo mai sentito parlare. Io l'ho inserita nel mio romanzo. La porta di Agartha è una porta che non si sa se è fisica o spirituale. Si sa che da tantissimo tempo la si cerca, anche i nazisti l'hanno cercata. Perché entrare in Agartha vuol dire poter entrare in un mondo spirituale diverso, e quindi naturalmente controllare tante cose. E poi c'è un'altra parte fortissima, che è il bosco di Zarro. Io non voglio dire che c'è la Madonna, io non voglio dire questo, anche se lo dico, però
a Zaro c'è sicuramente una vibrazione, una spiritualità, cioè qualcosa che a me mi ha cambiato la vita. Io sono stata a Zaro qualche anno fa con la mia cagnolina e la mia cagnolina, io non l'ho vista, la mia cagnolina ha visto la Madonna. Voi mi direte come ha fatto a dirlo? La mia cagnolina è andata in trance, ok? A un certo punto mi si è messa sulle gambe e fissava un punto, che era il punto che fissavano anche le leggenti, ed era presa da questa cosa, era tutta tesa, e io ho sentito, quando lei se n'è andata via, lei è tornata con me. Quando è finita tutta questa manifestazione religiosa, io mi sono avvicinata a queste ragazze e ho detto loro l'esperienza che avevo vissuto, perché guardate, anche per me è stato forte sentire questo animaletto comportarsi in una maniera così diversa dal solito, e mi ha fatto avvertire proprio il bosco. Io sentivo, non lo so, era come se io facessi parte di quel luogo, e ho detto loro quello che la mia cagnolina secondo me aveva vissuto, e loro mi hanno detto ma è normale, perché il cagnolino comunque è un essere spiritualmente alto, buono, che non ha peccati, e quindi perché no? La Madonna ha scelto di farsi vedere da lei piuttosto che da un'altra persona. E a me questa cosa mi ha cambiato, mi ha avvicinato tanto, se c'era bisogno mi ha avvicinato ancora di più a Ischia. E io quando vengo a Ischia di solito riesco sempre a fare un salto a Zaro, perché mi sento avvicinata spiritualmente alla mia cagnolina che non c'è più. Io penso che lei sia lì intorno perché aspetta la Madonna che scende. Comunque il mio romanzo non è un romanzo spirituale, è un romanzo d'amore, è un romanzo dove due persone si vogliono ma non riescono a vivere la loro storia d'amore, perché comunque esistono tanti tabù, esistono tanti problemi al mondo, esistono tante infelicità, e loro non riescono ad amarsi. Circe, chi è Circe? La voce. Prima la signora diceva la voce. Le voci sono delle cose che noi possiamo sentire dentro di noi, sono delle voci spirituali, ci vengono dalla nostra anima, che ci vengono dal mondo intorno. E Circe, che è vicino a casa mia, San Felice Circeo, io lo vedo da casa mia, noi abbiamo la montagna, il promontorio di Circe che sta dentro il mare con le sue chiome, in realtà appunto si dice che sia la testa, no, della maga Circe. In un certo senso anche questo si ricollega alla vostra isola, perché ricordiamo che non mi ricordo come si chiama in questo momento, comunque qui a Ischia voi avete il più antico vaso, La Coppa di Nestore. La Coppa di Nestore, bravissima, avete la prima testimonianza di una poesia scritta su un coccio appunto antichissimo, dove mi sembra che dica l'amore è meraviglioso, l'amore ti dà tanto, però chi beve da questa coppa di vino avrà appunto, sarà felice, avrà l'amore appunto. E quindi niente, io ho voluto parlare di tanti luoghi, ho voluto parlare anche dell'emigrazione degli italiani all'estero, ho voluto parlare di tante storie, ci sono tante voci in questo romanzo, un romanzo breve, si legge molto facilmente, e sono delle lettere, e questo devo dire che dopo che l'ho scritto ho fatto delle ricerche, ci sono pochissimi romanzi epistolari, insomma, e niente. Tante volte mi chiedo come ho fatto a scriverlo, come ho fatto a tirare fuori tante cose, non lo so neanche. Te lo volevo chiedere anche, ma soprattutto quando l'hai scritto? Sei come Bruno, di notte dalle 2 alle 3? E purtroppo io per scrivere
grazie a Bruno, e vi volevo raccontare un episodio brevissimo. Di Bruno ancora non lo conoscevo fisicamente, ci conoscevamo semplicemente telefonicamente, lo seguivo per quello che faceva, gli avevo anche mandato qualche pezzetto che lui qua e là aveva pubblicato. Scendo dal traghetto, trovo
si intitola Tardiva dichiarazione. Dichiarazione. Te lo tengo da dice, te lo devo dire, Angelino, che mi hai sempre fatto sangue. Ti ho visto adesso, dopo tanti anni, ormai siamo vecchi, ma tu sei sempre bello. Da giovane ti ho ammirato quando scendevi per le piagge marine, cioè per la strada dove abitavo. Dove abitavi con tua madre e tuo padre. Che bel viso che tenevi. Sei bello pure adesso, con quegli occhi verdi come la marina di Circe. Che andai lì da bambina, eppure là ti pensai. Io te lo voglio dire, perché se muoio tu neanche sai chi sono io, come mi chiamo. Mi chiamo Antona. Antonia, sono stata una bella donna, ma tu non mi sei mai uscita nuda, non mi hai proprio guardato. Sempre ti ho rivolto il sorriso franco perché ti volevo dare un bacio. Ti ricordi che da bambini una volta ci siamo dati un bacio sopra il pullman sulla corriera? Per le coste, per salire il paese? Io non me lo sono mai scordato, te lo voglio dire, perché mi piace anche adesso, se tu ci ripensi e mi vuoi bene anche tu. Vieni a casa mia, apporta una cimbella, la chiave è sulla porta, io tengo sempre pronta la cucuma del caffè, tu porta lo zucchero. Troppo vicino. E io la dedico a mio marito che amo tantissimo, un uomo meraviglioso. Beh, diciamo a tutti gli amori, a tutti gli amori impossibili e a tutti.